Benissimo, eccoci qua come ogni anno. E abbiamo veramente sempre il piacere di condividere con voi un augurio speciale per un magico, magico Natale vissuto con autentica autenticità. Vabbè, il presepe c'è. L'albero di Natale è nell'altra stanza. Insomma, siamo pronti a questo Natale. Il regalo per te c'è, con ogni anno. Allora io ho pensato... E allora tanti auguri a tutti. Ci sì, ma io aspetta, prima di fare gli auguri però... Io ho pensato di farti qui, davanti a tutti, il nostro pubblico, chi ci segue, gli amici di Facebook, di Instagram, tutti i social, farti qui. Che cosa? Il mio regalo. Ma che? Voglio dartelo ora, davanti a tutti. Questo non me l'aspettavo. Busta, non me l'aspettavo questa cosa. È dentro questa busta. Ma che è bellissima questa cosa. Lo so, è una Una busta, ragazzi, una busta, una busta. Cioè, nelle buste solitamente ci sono le cose... È un viaggio? Un viaggio? Di più. Vabbè, dai, soldi, aprilo. Vabbè. Cioè. Aprilo così tutti loro. Ma tu mai l'hai fatta questa cosa? Lo so, questa è la novità di quest'anno e possono gioire tutti quanti. Ragazzi, possiamo gioire tutti. Vediamo insieme no, a voi. È perché il Natale è anche condivisione. E io vorrei condividere con tutti voi, con te e con tutti voi questo regalo che pensato. Allora io apro, Che cos'è? Fallo vedere. Che cos'è? Una bolletta? Gas? Sì. Pagata però. Eh? Com'è come regalo? Bolletta del gas pagata. Ah, infatti, aspetta, infatti c'è la ricevuta. Anche con qualche giorno d'anticipo per farti questo regalo. C'è la ricevuta, c'è sì. La pagata prima tu. Com'è? Bolletta del gas, lo so, ho detto. Bello. Io quest'anno voglio fare una cosa diversa, importante. Bello, un bel pensiero veramente. Questo è l'unico regalo di stasera. È l'unico, perché giustamente 100 euro questo, 400 di gas, cioè 100 euro su 400 euro, non me l'aspettavo, sono queste, sono le cose belle, che faccio, non le solite cose, va bene, allora, il gas, scusate, devo andare un attimo, l'ha detto, e ci prendermi il naso, auguri, buon Natale e buon gas a tutti. Però io ho pagato in anticipo.